tanto per cambiare, la stampa non ha capito un cazzo del gioco di Keiichiro Toyama, il padre di Silent Hill, Gravity Rush e Forbidden Siren. Sul banco dei testimoni, Slaterhead, la nuova fatica di Bokeh Studio. Mio il compito di avvocato della difesa di un gioco con una distribuzione, a dir poco schizofrenica. Devo ammettere che questo video non lo volevo fare, fondamentalmente detesto cianciare di un gioco che sto digerendo ed assimilando. La mia fedele PS5 mi dice di essere al 40%. Ma mai come ora il mio piccolo intervento, probabilmente insignificante e di portata assai limitata, potrebbe spingere qualche gamer tra di voi a non fidarsi della stampona italiota, che ovviamente si è dimostrata per l'ennesima volta superficiale, poco informata ed ignorante. Al pari di quella internazionale, però, questo va detto, se si escludono pochi noti nidi d'oro con giornalisti seri. A voi scoprire quali siano. Slaterhead non è un semplice videogioco, è un'esperienza culinaria per l'anima e soprattutto un gioco d'autore. Un banchetto di carne cruda servito in un vicolo di Kowloon, dove l'odore di fogna si mescola al profumo di sangue fresco. Un gioco con un'atmosfera densa e opprimente, come un brodo di ossa consumate che vi avvolge sin dalle prime note della colonna sonora maestosa di Akira Yamaoka. Dunque, cosa offre il menù? Un primo di combattimenti viscerali, balletto di lame e sangue che vi lascerà incollati allo schermo, un secondo piatto di possessione, piatto forte che vi permetterà di assaporare la follia di ogni personaggio di Toyama e vivere la loro paura e la loro rabbia, e infine un dolce, una trama intricata e delirante come un dessert al cioccolato, che vi lascerà con un retrogusto amaro in bocca dal sapore unico. Perdonatemi, ma se penso ad Hong Kong mi viene in mente solo ed esclusivamente il cibo. La storia dell'arte e del gaming ci insegna che la passione e la creatività sono risorse inestimabili, che possono superare qualsiasi ostacolo economico, ed è questo il caso. Sia Toyama che Jean-Michel Basquiat, artista nato in una famiglia povera che iniziò la sua carriera artistica facendo graffiti sui muri di New York, pur partendo da condizioni molto diverse, hanno dimostrato che con determinazione e talento si possono realizzare lavori che lasciano il segno duraturo, a prescindere dai soldi immessi nella propria creazione. Io, nelle osservazioni di una stampa videoludica sempre più confusa, vedo solo l'autorialità scambiata con il budget. Forse l'idea ingenua che se avesse avuto valori di produzione più alti sarebbe stato un gioco migliore, è solo un miraggio di menti impreparate. Se avessi avuto un mappone open world, controlli al millimetro, effettoni vari ed eventuali come un certo gioco, o meglio una certa interferenza viola, sarebbe stato Slaterhead oppure sarebbe stato altro? Io questo non posso saperlo, ma posso dire che la linea è sottile e si balla sempre in bilico in questi casi. Il principio che sostengo è semplice: l'arte povera, quella fatta con due soldi, con artisti indigenti, Frida Kahlo, Grandma Moses oppure Bill Traylor, afroamericano analfabeta che iniziò a disegnare su pezzi di cartone mentre viveva in un campo di senza tetto, vale culturalmente di più dei gioconi AAA con un'anima da Walmart. L'arte è sempre stata un'espressione che travalica i limiti economici, cari gamer. Moltissimi artisti nel corso della storia hanno creato capolavori in condizioni di estrema precarietà, dimostrando che la passione e la creatività possono superare qualsiasi ostacolo materiale. Toyama sembra aver dimostrato che con risorse limitate è possibile creare un'opera con una forte impronta autoriale, che risponda ottimamente però anche alle sollecitazioni videoludiche.
Questo concetto è particolarmente rilevante nel mondo dei videogiochi, se ci pensate, dove spesso si tende a pensare che per realizzare un prodotto di successo siano necessari budget milionari. Non è così. Toyama, invece, ha scelto di concentrarsi sull'espressività artistica, sulla sua visione personale, dimostrando che l'innovazione e l'originalità non sono legate esclusivamente ai grandi investimenti. Non è la prima volta che succede, sia ben inteso, e non sarà l'ultima. La democratizzazione dell'arte dimostra che l'arte stessa non è un privilegio riservato a pochi, ma è accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie risorse economiche. E Toyama è quello che ha fatto: arte con pochi soldi. Siamo davanti ad un gioiello di gioco, pienamente performante, con un'idea salda e ben radicata, specialmente nella testa del suo creatore. Toyama ci ricorda, nel 2024, che l'arte è un atto di coraggio, una sfida alle convenzioni e una ricerca costante di nuove forme di espressione. Non importa se si dispone di grandi risorse o di pochi mezzi, ciò che conta è la passione, la determinazione e la volontà di lasciare un segno nel mondo. L'arte, in fin dei conti, è un'espressione dell'anima e come tale non può essere limitata da fattori economici. Quindi, un'opera d'arte, sia essa un quadro, una scultura o un videogioco, è tanto più potente quanto più è intrisa della personalità del suo creatore. E infine, lo sapete, no? Anche con pochi mezzi è possibile creare opere ricche di dettagli e significati. I giochi di una volta sono diventati cult perché hanno resistito al tempo e nel tempo. A Killer 7, io c'ero, fu sputato addosso per anni, prima di riconoscerne l'indubbio valore semantico, quasi, del gioco di Goichi Suda, con la sua poetica, con la sua strabiliante storia e l'idea pazzesca del Kill the Pest. Riflettete, gamer. Un lungo tutorial iniziale spiega perfettamente tutti i controlli e permette di fare ampia pratica. Quindi, come titolo action, è molto approcciabile e si fa alla svelta ad imparare tutti i tasti. Il sistema di gioco molto presto si sirenizza, ovvero permette di rivivere missioni già fatte con unicum diversi. Questi potremmo definirli i personaggi principali del gioco. Sono quelli con cui combatterai più spesso e ognuno di loro ha una storia frammentata che si ricrea pian piano e offre un approccio diverso al combattimento. Altro che ripetitivo. Il sistema di combo è a dir poco geniale, perché ti obbliga a saltare da corpo a corpo per caricare armi di sangue o creare strategie opportune per abbattere i mostri o il mostro. Ovviamente c'è un sistema di potenziamento piuttosto versatile che permette di sbloccare ricordi che forniscono sostanzialmente upgrade, come per esempio maggiore vita o resistenza, ma il fulcro del gioco risulta essere abbandonare l'ospite umano perché i succhiacervelli, chiamati misteriosamente squarciacranio nella versione italiana, sono parecchio tosti da abbattere, anche in modalità normal. Bisogna quindi creare una strategia sulle prime, altrimenti si muore alla svelta. Quando inizia uno scontro, attorno all'unicum, ovvero al personaggio storia, si radunano molti umani. Viene spiegato che Yoki ha questo potere di agire nel subconscio e radunare gli umani, un po' come succedeva in Prototype. Con la differenza che non dobbiamo consumarli, ma usarli, come se fossero proiettili. Questi umani sono la nostra fonte di vita e di combattimento, in fin dei conti. Gli umani sono deboli e per questo l'unione farà la forza. Capirete cosa intendo. L'aspetto estetico è come ce lo si aspettava. Ambientazioni molto sporche e dettagliate, si ha una netta sensazione di una Hong Kong anni 90, quindi niente cellulari, sporca e malfamata, dimenticate la Hong Kong pulitina di Sleeping Dog.
qua è tutto lercio, è tutto sporco, e la BGM pazzesca di Yamaoka contribuisce in maniera significativa a questo delirio cinese. Gli NPC graficamente sono di generazione PS3, ma hanno stile da vendere. Sapete cosa penso piuttosto di questa favella della grafica? Beh, penso che questo gioco, se avesse avuto una bella grafica, sarebbe giocato da milioni di gamer, perché l'aspetto cosmetico, che se ne dica nel 2024, per certi titoli, oppure oserei dire per tutti, è l'unica cosa che conta. La dico brutale? La diciamo brutale. La maggior parte di voi gamer guarda solo quello. E la lezione impartita nei giochi indie ha sempre avuto un riscontro, beh, piuttosto basso, numeri alla mano. Secondariamente si sarebbero guardati forse i controlli, il combat system e aspetti più profondi del gioco. Ma sollevo sommessamente il fatto che in alcune recensioni non si è capito che con R3 si loccava il nemico. Quindi non mi sorprendo, non più di tanto, se non hanno capito niente del gioco e dei controlli. Ah, un dettaglio. Io sono un fan di Siren e non ho mai voluto che Slaterhead diventasse troppo vicino al suddetto gioco, perché sebbene Toyama giochi con l'idea retroattiva del tempo, ha proposto essenzialmente al suo pubblico un altro gioco, e questo coraggio mi è piaciuto più di chi, dopo aver fatto Dead Space, ha rifatto Dead Space ma con le sbarre di ferro. Io non so se Slaterhead è un prodotto che strizza alle mode del tempo. Se fosse stato attento a queste cose avremmo avuto un'idea open world alla Ghostwire Tokyo, altro gioiello, prima o poi ne parlerò debitamente, e meno idee story driven e con momenti narrativi che fanno proprio quello che gli riesce meglio, ovvero puntare su atmosfere a basso costo ed esplorazione, che è esattamente quello che ha fatto. Sebbene usando la sua metrica d'autore, molti livelli vanno rifatti per trovare unicum che sbloccano la storia, per esempio. Ma certo che se uno si aspetta di giocare ad un titolo enorme, è lui a pretendere troppo da un gioco come questo. Slaterhead è un gioco con atmosfere grandiose che polverizza seduta stante altri giochi che hanno tentato di imprigionare l'atmosfera dell'isola cinese, proponendo ambientazioni curatissime, mirabile il quartiere sporco di Alex dei bassi fondi, ed un autentico bagno ristoratore nella cultura underground cinese del cinema di serie B, che non tutti possono capire. C'è una certa ruvidezza delle immagini che richiamano al cinema di Fruit Chan o al genere body horror dei primi Cat B di Hong Kong o ancora al cinema cinese di Wong Kar Wai, che ha un grande peso nell'economia artistica del gioco. Conclusione, l'unico problema di Slaterhead è questa industria, e voi, gamer. Non riesco ad inquadrare esattamente cosa voglia il pubblico odierno. Quando si trova giochi autoriali come questi, non accetta mai cosa gli viene offerto. Pretende il gioco d'autore, vecchio stile, ma al contempo lo vuole moderno. Vuole un gioco che abbia il timbro d'autore, saldo e ben riconoscibile, ma non accetta che sia una visione di un autore che sostanzialmente quello fa. Caso principe, per capirsi, Bloodstained Ritual of the Night, considerato troppo simile a Symphony of the Night, ma va? Ma forse per via del fatto che su tutti e due ha lavorato Koji Igarashi? Vorrebbe una visione del tutto nuova, ma vecchia, ma con alti livelli di produzione. Vuole che sia adatto per tutti, ma non vuole che il gioco sia commerciale. Esce un gioco come Shenmue 3 che recupera un sense of wonder sopito e la gente parla e straparla di modelli NPC deludenti e che è un gioco low budget oppure che Ryo non può rubare le macchine. Forse sono stronzo io come mio solito, oppure stronza l'industria, oppure lo sono i giornalisti, ma non importa. Chi cerca Slaterhead vuole un gioco so bad, so good. L'unica differenza è che per adesso il gioco di Keiichiro Toyama è solo so good. Ai posteri dunque, largua sentenza. Aku chiude.